A due giorni dalla risposta del PD agli attacchi del sindaco di Montevarchi sulle condizioni in cui verterebbe l'ospedale del Valdarno, Chiassai Martini torna sulla vicenda dell'incuria in cui si troverebbe il presidio valdarnese. Il primo cittadino lancia un appello all'Unione verso un unico scopo, quello della sanità pubblica e di tutti, senza loghi di partito o di appartenenza. Una risposta arrivata dalla segreteria del PD di San Giovanni Valdarno e che, secondo Chiassai Martini, servirebbe solo per difendere l'operato della regione di centrosinistra. Se il PD esce attaccando e parlando di una questione politica, partitica dell'ospedale, invece di preoccuparsi di garantire servizi essenziali, questo è il problema. Probabilmente il PD deve difendere la regione, che è la sua emanazione, la sua espressione. Qui non si sta parlando di politica, si sta parlando di un servizio essenziale che deve essere garantito ai cittadini, per i quali i cittadini pagano le tasse, dove tra l'altro in Toscana, grazie alla volontà della regione e quindi del PD, si paga l'IRPEF più alto, per colmare un buco di 500 milioni di euro che non è generato da questo governo, ma che è generato dagli ultimi due governi della regione toscana, dal presidente Rossi e dal presidente Gianni. Intanto, proprio ieri, a causa delle alte temperature, l'impianto di trattamento aria dell'ospedale del Valdarno, a servizio della CRT, fa sapere l'ASL, ha avuto un problema tecnico che ha causato cattivo odore nel reparto e che ha costretto allo spostamento di alcuni pazienti, poi risolto. L'ASL ha fatto sapere che la situazione tornerà alla normalità nella giornata di domani. Una coincidenza che si inserisce in un dibattito politico acceso sull'ospedale, che d'estate più volte negli anni ha registrato problemi agli impianti di condizionamento.